Ciao a tutti ragazzi, questa porta che stiamo attraversando si chiama Tashimen, in pratica è la grande porta ovest di Shenyang. Siamo proprio nel centro storico di Shenyang e siamo veramente molto vicini a quello che è il monumento non solo più importante della città, ma dell'intera provincia, dell'intero nord-est. Vedete come tutti i palazzi hanno queste decorazioni molto classiche, tra un po' scopriremo perché. Però sono a Shenyang da tanto tempo e non vi ho mai detto nulla su Shenyang. Per prima cosa, Shenyang è il capoluogo della provincia di Liaoning, una provincia che insieme alla provincia di Jilin, la provincia dello Heilongjiang, vanno a comporre il cosiddetto Dongbei, ovvero il nord-est cinese. È la città più grande della provincia del Liaoning, infatti ci sono ben circa 8 milioni di abitanti, con una superficie di circa 13.000 km quadrati. Per farvi capire un po', Milano ha una superficie di circa 180 km quadrati, 180, mentre Roma ha una superficie di circa 1200 km quadrati, quindi sono differenze veramente incredibili. Tra l'altro non pensavo che Milano fosse così piccola. Allora, Shenyang, il cui nome originario è Mubiken, è il nome originario mancese, è per l'esattezza la città più popolosa del nord-est della Cina. È stata fondata nel 300 a.C. ed è stata capitale dei mancesi dal 1625, se non sbaglio, al 1644. Ok, siamo arrivati a destinazione. Ok, siamo proprio dentro il palazzo imperiale. Purtroppo la visita è un po' limitata perché c'è l'epidemia, quindi mi hanno detto che non si possono visitare alcune aree, però vediamo un po' com'è qui la situazione. Questo è il biglietto, 25 yuan. Come potete vedere è tutto scritto a sinistra in lingua mancese e a destra in cinese. Ragazzi, non vi triggerate, eh? Lo so che c'è una svastica, ma questo in cinese si legge Wuhan ed è un simbolo di buon auspicio. Poi Hitler l'ha traslata un po', l'ha spostata un po' e è diventata la svastica nazista, ma non ha nulla a che fare. Io veramente amo da impazzire queste decorazioni, sono fantastiche, eccezionali. Allora, mentre continuiamo il giro, vi posso dire che questo luogo si chiama in vari modi. Allora, in italiano si chiama Palazzo Imperiale, ma viene anche chiamato Palazzo Mudgen, proprio in onore del nome antico di Shenyang. Può essere anche chiamato il Gugong di Shenyang, dove la parola Gugong sta proprio a significare Palazzo Imperiale. Quindi è un palazzo della dinastia Qin, l'ultima dinastia dell'impero cinese, una dinastia mancese, e si trova, come avete intuito, proprio al centro della città di Shenyang. Questo luogo, il cosiddetto palazzo imperiale di Shenyang, si estende
per una superficie di circa 70.000 metri quadrati, con all'interno circa 70 edifici e 300 stanze. Questo palazzo imperiale fu costruito durante il regno di Nuraghi, uno dei più importanti imperatori mancesi, e fu utilizzato tra il 1625 e il 1644, fino a quando la dinastia Qin non sconfisse la dinastia Ming, e quindi si trasferirono a Pechino, dove c'era il palazzo imperiale, quello autentico, diciamo. Comunque sia, rimane un sito molto bello, molto prestigioso, molto importante da visitare. Questo non lo dico solamente io, secondo me è una tappa imprescindibile se si viene qui a Shenyang, proprio perché nel 2004 il palazzo imperiale di Shenyang è stato inserito nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Tra l'altro qua siamo molto vicini a Zhongjie, quella via principale dove siamo stati un paio di volte in giro insieme. Ok, qua c'è un bellissimo giardino. Mi ricordo che si poteva anche mangiare, però penso che per via... Guarda che bella questa roccia con il simbolo Fu di fortuna. Peccato, purtroppo è tutto chiuso per via del virus. Se non sbaglio, si potevano visitare anche le stanze dove l'imperatore, la moglie, i figli dormivano, alloggiavano. Qua c'è questo cortiletto. Mi ricordo che si poteva entrare, però vediamo se si vede qualcosa dalla finestra, perché qua dovrebbe essere i bagni. Questa zona qui è la zona dei bagni, quindi ecco qua possiamo vedere qualcosa. Visto qua ci sono delle stanze con poltrona, probabilmente si poteva mangiare. In fondo c'è un can è un tipo di letto cinese. Sì, possiamo vedere l'interno. Sicuramente quella sulla sinistra è un'area dedicata prettamente all'imperatore. Okay, vediamo cosa c'è qua. Ah, qui abbiamo proprio il bagno. Vediamo qua, è proprio un bagno semplice. Faccio un piccolo chiostro. Da questa parte non si può entrare. Vediamo un po'. Thank you.
ovviamente non mancano i distributori di souvenir e ovviamente non può mancare la Coca-Cola. Ora in fondo a destra, vediamo un po'. E infatti qui c'è una parte extra . Questo palazzo sembra molto diverso da quelli che abbiamo visto finora. Basti pensare anche alle decorazioni, che sono totalmente diverse. Ok, vedete, questa qui è una specie di libreria dell'imperatore. Anche il tavolo molto elegante, molto bello. Fa un buon senso pensare che su quel trono, quella poltrona, tempo fa, cioè, ci stava un imperatore cinese. Vedete, infatti, che al piano di sopra probabilmente era proprio pieno di libri. Questa è la parte che sta proprio dietro alla libreria, o biblioteca più che altro, biblioteca, scusatemi. Ok ragazzi, andiamo a cercare il gelato del Google del Palazzo Imperiale di Shenyang. Ok, siamo arrivati all'uscita, qua c'è il negozio di souvenir ma è chiuso. Io sono qui. Se mi cade. Ok, eccolo qua. Allora, mangiamoci sto palazzo qua. No! No! Mi è caduto il gelato. Ciao!